Sindaco, è in atto il piano asfalti, anche qui sotto il comune quest'oggi sono state chiuse alcune strade proprio per consentire i lavori. A che punto siamo? Ma si sta andando avanti, oggi si sta lavorando su Varase, presto lavoreremo su Via Gallardi. Insomma, sappiamo benissimo che per fare tutto quello che serve a Ventimiglia servirebbero diversi milioni di euro. Oggi questi soldi chiaramente non ci sono, però abbiamo messo una somma importante. Ho letto anche di qualche polemica, alcuni messaggi su Facebook alcuni erano anche divertenti. Però ci tengo a precisare una cosa: per esempio, il lavoro che è stato fatto su Via Sottocomvento, beh, c'è stata un'ottimizzazione delle risorse, perché abbiamo fatto la parte di carreggiata, che insomma era quella più danneggiata, risparmiando ovviamente l'area dei parcheggi. Farla tutta avrebbe voluto dire diciamo un raddoppio dei costi e evidentemente non saremmo riusciti a intervenire in altri punti. Ho letto anche qualcosa su Viaggi Rossi che stiamo facendo in questi giorni, dicendo: ma come la fate così? Beh, ieri hanno sistemato le parti più danneggiate della strada e oggi il resto del lavoro è quello della scarifica completa delle altre parti meno danneggiate e l'asfaltatura, insomma, di tutto il tratto, lasciando sempre da parte il discorso dei parcheggi, perché vorrebbe dire praticamente raddoppiare quello che è l'investimento, e ad oggi non ce lo possiamo permettere, perché fare quello avrebbe voluto dire rinunciare ad altre porzioni, quindi non fare magari Via Gallardi piuttosto che una parte di Varase o una porzione di Via Sant'Anna. Noi crediamo che un'ottimizzazione serva anche a rendere e a dare maggior beneficio a tutti quanti i cittadini. Quindi, in una situazione di ristrettezze economiche, si deve fare quello che si può, però ottimizzando. E in questo modo, insomma, secondo me lo si può fare. Si potevano fare anni fa, quando c'erano più soldi, non si è fatto, quindi tocca a noi oggi. Qualche giorno fa, ironicamente, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook dal barbiere, credo in via Sottocomvento. Qual è stata la risposta dei commercianti? Se hanno apprezzato questi lavori che riguardano gli asfalti? Ma guardi, quando ci sono degli asfalti che non si fanno da anni, insomma, la richiesta è quella di metterci una pezza in qualche modo e intervenire. Adesso qualcuno ci dice: ma lo fate perché le elezioni, eccetera. A parte il fatto che non sappiamo ancora se ci candidiamo o meno, questo è il primo. Avessimo voluto fare la marchetta elettorale, avremmo fatto degli asfalti, un tappettino da mezzo centimetro, facendone per dei chilometri. No, si sta facendo il lavoro in modo serio e perché duri, però, ripeto, ottimizzando. Ci sono delle strade che hanno bisogno davvero di interventi importanti. Via Cavour è una di quelle, che inizieremo la settimana prossima, quindi io mi auguro che vengano prese insomma, come una lieta notizia, visto che era tempo che non si facevano. Quando si sono fatte male, in questi casi viene fatto bene.